Prosegue la corsa in campionato del Vittoria grazie anche a questo 3-0 sul campo dell'Upi Settimo A, sconfitto dai gol di Fabbro su punizione dalla doppietta di Tanci. Ma scopriamo i risultati delle altre gare di questa 19esima giornata, dove troviamo il pareggio fra Idrostar e Upi Settimo B con gol di Oddo per gli ospiti, che sale a quota 8 reti in campionato. Vittoria importante in chiave salvezza per il Celtic Cinisello, che si rialza dopo un momento non felice vincendo 2-1 contro Virtus OPM Verde grazie anche a un'ottima prestazione di Ilario Caccocardi. Rinviata domani sera a Metanopoli o SM Assago Granata. Troviamo poi altre due vittorie, entrambe in casa, e sono quelle del Filarete, che si impone 4-2 sul San Luigi Cormano e vola a quota 28 in campionato, staccando proprio i diretti avversari, e il 3-0 della Baggese Calcio su Murphys grazie anche alla doppietta di Ligato. Infine troviamo la partita a reti inviolate fra OSM Assago Blu e Velate, e il rinvio al 14 marzo per un'importante sfida a salvezza fra Linea Verde e Nabor. Questa è la classifica migliori giocatori che potete votare voi alla fine di ogni partita, con Mirko La Greca del Velate primo con 6 voti, inseguito da Colombo dell'Upi Settimo A a 5. Nella classifica marcatori invece prova ad allungare Matteo Fabbro grazie al gol su punizione. Secondi troviamo a 12 Mattia Lobosco del Metanopoli, che proverà a riavvicinarsi nel match domani contro l'OSM Assago Granata, e Pietro D'Accassa, anche lui del Vittoria, a 12. Infine la classifica che vede Vittoria prima più 6, ma con una vittoria in più rispetto a Baggese Calcio, e queste due squadre si sfideranno domenica del Micmatch della 20esima giornata. In fondo è sempre apertissima la lotta a salvezza, chiude la classifica UPI 7B con 16 punti, ma troviamo in appena 5 punti ben 7 squadre nella zona retrocessione.